Non solo a Roma. Gli atti vandalici da parte di alcuni no Green Pass si sono verificati anche a Gabicce Mare, dove scritte e insulti sono apparsi sia sui muri dell'edificio del comune che su quelli della chiesa. Gli atti vandalici, avvenuti domenica sera 10 ottobre tra le 22:30 e le 22:45, si sono riproposti allo stesso orario anche sul municipio del comune di Cattolica, che già nella notte tra il 6 e il 7 ottobre era stato precedentemente imbrattato. Un gesto vigliacco, come ha commentato il sindaco di Gabicce Mare, Domenico Pascuzzi. Abbiamo avuto questo atto vandalico domenica sera, quindi intorno alle 10:40, 10:30, 10:40, in cui hanno pensato bene, anzi male, di imbrattare la casa dei cittadini, perché poi alla fine è la casa dei cittadini, quindi non colpiscono un partito politico, hanno colpito la città, quindi mi sono sentito ferito profondamente, come se avessero attaccato, comunque fatto qualcosa a casa mia, come a casa di ogni cittadino. Adesso con le forze dell'ordine, quindi i carabinieri, stiamo cercando di vedere se, incrociando i dati, riprese delle videocamere che abbiamo, riuscire a risalire a chi ha compiuto quest'atto. Naturalmente la stessa cosa, purtroppo, ahimè, è successa anche contemporaneamente, qualche minuto prima, nel comune di Cattolica, quindi sono atti che poi probabilmente sono frutto di un'esasperazione, di un clima non bello che c'è a livello, che si respira in questo momento a livello nazionale. Non solo il comune, ma anche la chiesa è stata colpita. Purtroppo hanno fatto anche questa scritta, veramente come atto assurdo, di inciviltà totale, nella chiesa, sempre qui vicino al palazzo comunale. E anche lì cioè non ho parole per esprimere il disappunto. Probabilmente chi ha commesso questo è una persona che ha dei problemi personali, perché se no non si giustifica, perché va benissimo protestare, tutto è ammesso in democrazia naturalmente, però atti di questo genere, di inciviltà totale, di mancanza di rispetto per i luoghi simbolo di una città, penso che vadano al di là di ogni motivazione oggettiva, probabilmente sono frutto di un disagio personale, quindi ci piacerebbe poter capire le motivazioni, ma non c'è una motivazione che possa giustificare un atto del genere. Qual è stato Naturalmente abbiamo rimosso tutto subito, quindi ieri mattina già non c'era più nulla, perché abbiamo pensato appunto che fosse giusto togliere qualsiasi segnale, comunque qualsiasi scritta, prima che iniziasse la giornata, per far capire che le istituzioni non si fermano, che non hanno paura.